Bentrovati. In questo breve tutorial oggi vi faccio vedere come creare dei coni handmade per tutte le vostre lavorazioni. Questo è un cono che io ho fatto con il cartoncino delle merendine e mi servirà come base per un amigurumi. Abbiamo bisogno di cartoncini, in genere io conservo quelli bianchi, scotch e forbici. Vado ad aprire il cartoncino in questo modo e vado ad eliminare tutta la parte esterna e mi tengo la parte interna del cartoncino. Ecco qui. Quando avremo ottenuto il nostro pezzo da lavorare, non facciamo altro che prendere un angolo ed avvolgere il cartoncino su se stesso, in questo modo. Sistemo la punta. Prendo lo scotch, in questo caso ho dello scotch largo perché io lo vado a rivestire interamente così da poterlo conservare per altre lavorazioni. Lo fisso un pochino e poi lo vado a sistemare. Una volta che ho chiuso l'apertura, prendo le forbici e vado a pareggiare il fondo. A seconda della grandezza del cartoncino che andate ad usare, avrete misure diverse per i vostri coni. Ecco qui. Prendo lo scotch e vado a rivestire il cartoncino. In questo modo potremo inamidare i nostri lavori senza che il cartoncino si sciupi. Naturalmente poi lo andremo a sistemare. Ecco qui, ho rivestito tutto il cono. La parte eccedente la metto verso l'interno. Vado a pareggiare il fondo. E vi dico la misura finita. Ecco qui, il nostro cono è pronto. Ed è circa 11 con una base di quasi 5 centimetri. Ecco qui. Con le parti laterali, quelle più strette, possiamo creare dei coni più piccoli. Io li ho ammorbiditi un pochettino con le mani per evitare che nell'andare a rotolare si possano rompere. Vedete? Li ammorbidiamo un poco e andiamo a creare il nostro cono in questo modo. Lo fisseremo con lo scotch e andremo a tagliare e a pareggiare il fondo. In base a come andrete ad arrotolare il cartoncino, se più stretto o più largo, otterrete dallo stesso cartoncino, come in questo caso, altezze e basi diverse. Vedete che sono diversi.
anche se la misura del cartoncino che ho usato, i laterali del pacco di merendine avevano le stesse misure. Questo è dipeso dal fatto che uno l'ho arrotolato più largo e l'altro l'ho arrotolato più stretto. Quello di riciclare i cartoncini è un ottimo sistema antispreco. Invece di comprare i coni in polistirolo, con il cartoncino potete crearne di tutte le misure. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete.